Ecco, dicevamo in questo commento un peccato, no? Perché queste due traverse sono un segno che Piacenza effettivamente ha attaccato in questa gara, ma è stato anche un po' sfortunato in questa circostanza. È mancata forse un po' di qualità là davanti? Secondo me la qualità, perché abbiamo avuto penso 5 occasioni da gol nette contro una e penso che avremmo meritato di vincere. Purtroppo non abbiamo fatto gol e anche il primo tempo lo schema sul calcio d'angolo penso che eravamo proprio da soli davanti a porte senza nessuno. Ha mancato Rabbi e Munari, due occasioni abbastanza clamorose, la traversa di a portiere battuto al 90° di Rossi, penso che insomma i punti avremmo meritato, però oggi penso che abbiamo vinto non tanto noi ma il nostro pubblico, perché oggi ha dato la dimostrazione che avrebbe meritato di passare il turno perché sono stati fantastici e quindi li ringraziamo e è peccato che non siamo riusciti a passare il turno, però c'è anche da dire che eravamo veramente non messi bene perché siamo stati costretti poi a finire la partita comunque con Rabbi e Dubikas, non avevamo alternative, che tra Cesarini e oggi sono fatti sentire la differenza dei cambi. Andrea. Ciao Cristiano, io stavo scrivendo che mai partita rappresentata in maniera così fedele un'annata, cioè Piacenza oggi ha dominato in lungo e in largo, perché questa è la verità, molto di più di quanto io pensassi, ma davanti non c'è verso di tramutare, perché tu hai parlato di 5 occasioni, io sono d'accordo con te, ma sono state oltre le 5 occasioni almeno 10 situazioni che potevano diventare occasioni, è che la poca qualità offensiva è il limite di questa squadra. Sì, c'è anche da dire che oggi la fotografia dell'annata, come hai detto giustamente te, ma più che la poca qualità è che è tutta l'annata che siamo con due giocatori contatti, senza alternativa, perché quando stava bene uno non c'era l'altro e oggi aver avuto come arenate forse Cesarini e Rajčević, che non dico che magari giocando all'inizio, però si potevano cambiare, oggi avrebbe fatto la differenza, anche perché sono gli unici due giocatori che hanno fatto campionati di questo tipo. In queste partite pesano, l'avevo detto prima della partita. Purtroppo abbiamo fatto una partita penso quasi perfetta, non abbiamo quasi rischiato niente, abbiamo giocato con quattro attaccanti perché comunque Funari e Gonzi, Castiglia è un giocatore più offensivo, Parisi è uno esterno offensivo, le occasioni le abbiamo avute. Chiaramente, sai, quando tu arrivi in fondo e già durante l'anno ti manca la soluzione per avere anche in più Corbari, Rajčević e Cesarini, è chiaro che non essendo nel Padova nel Sud Tirolo perdi qualche arma. Però È chiaro. dispiace soprattutto per il pubblico che c'è stato oggi, che per come è stato avrebbe meritato, soprattutto per loro dispiace, perché poi dobbiamo essere realisti, forse oggi non abbiamo una rosa che può competere per dire vinciamo il campionato, anche se poi uno ci prova, però oggi avrebbero meritato di passare questo turno. E poi questa è una squadra che comunque al completo con i ricambi come l'anno scorso secondo me se la poteva giocare con chiunque, poi è chiaro che se sei 11 contatti far 13 turni e quindi arrivare in fondo non sarebbe stato facile, però oggi penso che l'abbia data la dimostrazione. Senti Cristiano, a parte il fatto appunto che secondo me Cesarini in questo momento è quello che sta peggio di tutti perché capisce la sua responsabilità di quello che ha fatto e di aver lasciato questa squadra che con lui oggi facilmente avrebbe vinto. Detto questo, Avresti vinto la partita col Ferrari Pisalò, avevi vinto a Seregno e oggi col pareggio saresti passato te, la verità è quella. Vedi cosa vuol dire avere due risultati su tre. sono completamente d'accordo con te. Detto questo, facendo un attimo un'analisi della stagione, io devo dire che la mia valutazione del girone di ritorno è molto positiva di questa squadra. Cioè, una squadra che ha cambiato modo di giocare, ha cambiato secondo me anche un po' atteggiamento ed è migliorata molto. Cioè, ha ottenuto risultati che nella prima parte del campionato faceva molto più fatica. Sì, io penso che guarda, la stagione questa squadra ha fatto grandi cose, grandi miglioramenti, pensando anche che alla fine ci sono mancati spesso i giocatori più importanti, che non dobbiamo dimenticarci che abbiamo uno di centrocampisti che aveva già fatto 6-7 gol e l'abbiamo perso dopo 3 mesi, Rajčić Cesarini praticamente, Rajčić non ce l'abbiamo avuto, Cesarini avrà fatto 20 presenze di cui effettive 10 e quindi abbiamo già detto tutto, nonostante questo siamo riusciti ad arrivare in fondo e penso a esserci fatti le soddisfazioni, compreso oggi che secondo me avremmo meritato di passare contro una squadra che oggi, se andiamo a vedere i singoli, non c'è storia.
Ecco, diciamo però che questa squadra, comunque la rosa del Piacenza, al di là degli infortuni che giustamente hai segnalato e che comunque hanno anche altre squadre, è una rosa secondo me da settimo decimo posto, sei d'accordo? Sì, capito, ma sulla carta, perché qua continuiamo a parlare, abbiamo una rosa. È una rosa che Cesarini, se contate le presenze che ha fatto, penso che non supera la metà di Rajčević, forse ha fatto una partita intera, quindi che rosa è? Non c'è, è solo sulla carta. Corbari è una rosa, Corbari cosa ha fatto? Ha fatto 10 partite. È vero quello che dici, però è anche vero che l'unica volta Renato è stata la dimostrazione che avevi il reparto completo, quando tu eri 1-0 al secondo tempo cambiando gli attaccanti. Oggi attaccanti che abbiamo dovuto mettere Cosenza gli ultimi 5 minuti, che non è una cosa che ha un senso, provare il tutto per tutto. Quindi io penso che oggi o partivano gli altri due, entrano due freschi, sicuramente avremmo avuto più armi. Poi detto questo, secondo me avremmo meritato di passare ugualmente per quello che ho visto oggi. Anche con Zemunari non ci sono ricambi di ruolo. No, cioè sulla carta con le stesse caratteristiche, quindi ogni volta che uno è stanco devi cambiare modo, mettere un centrocampista che va a far l'ala, che quindi non è la stessa cosa. Senti, il futuro da cosa si ma riparte? Il futuro adesso sicuramente presto, sicuramente c'è un po' di delusione perché ci credevamo e secondo me i nostri tifosi avrebbero meritato che fossimo andati avanti, quindi dispiace soprattutto per loro. Un'ultima cosa, Nava la sorpresa dell'anno? Ma Nava, se tu ti ricordi bene che abbiamo sempre parlato di finite le partite, quando con la Pergoletese, che era penso la sesta o la settima, mi era stato chiesto ma mai avevo inserito Nava sul 2-0, perché Nava è un ragazzo che arriva dall'interregionale e secondo me aveva i mezzi per crescere e per diventare un giocatore importante, e è ancora margine e lo diventerà se rimane e da retta come sta facendo.